Al 14° congresso dei radicali italiani ovviamente non poteva mancare l'intervista con Paolo Izzo, che è già stato segretario di Radicali Roma, militante storico e scrittore, lo ricordiamo anche nel suo libro che Libri TV ha promozionato in qualche modo, abbiamo fatto anche un'intervista, lettere, adesso il libro si chiama Lettere Eretiche, e vi invito tutti quanti a vedere quel videino molto simpatico. Paolo Izzo qui al congresso per dirci un pochino qualcosa e qualche impressione sul pre-congresso, che è stato anche una fase importante perché quest'anno, contrariamente agli altri anni, abbiamo avuto delle candidature già insomma esposte, per cui si è potuto, insomma, dichiarate, per cui si è potuto anche fare un po' di dibattito pre-congressuale, ma anche altro. Io do subito la parola a Paolo Izzo. Sì, è stata una vigilia congressuale ben diversa da quelle che hanno caratterizzato gli ultimi anni, dove magari il fulcro del congresso avveniva nella fase, ci ricordiamo anche la conferenza stampa proprio dove siamo ora, famosa, della squadra, ci ricordiamo degli episodi che hanno movimentato proprio le fasi del congresso sin dal suo inizio. In questo caso noi almeno romani, che insomma cittadini di Roma, siamo arrivati dopo una vigilia molto tormentata. Siccome posso dirlo, tu Gianni e io siamo venuti insieme ieri all'alba, e ieri era venerdì, e ci stavamo proprio domandando in maniera, come dire, artistica, quale fosse il sentimento che poteva ben rappresentare questa vigilia, e non si sa come abbiamo trovato questa sintonia in una canzone di De André che tu mi hai citato, avendomela tu citata per la frase "si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio", e io ti ho raccontato come proprio il giorno prima o nella notte che precedeva il nostro viaggio avessi pensato ma le comari di un paesino non brillano certo di iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Ora, queste due frasi, che sono ovviamente dalla canzone Bocca di Rosa di Fabrizio De André, secondo me ben rappresentano il sentimento che ha accompagnato la vigilia di questo congresso. Perché? Perché personalmente, ma anche altri compagni come te compreso, Maria Laura, Turco, Franco Giacomelli, hanno in qualche modo evidenziato alcuni aspetti della vicenda Marino, che io definirei patetica, ma nel senso greco del termine anche, con un digiuno. Un digiuno che ha affiancato quello inaugurato da Davide Tutino, che oltre che radicale è anche vicepresidente del settimo municipio e che Liberi TV ben conosce, seguendo il suo lavoro al settimo. Che cosa voglio dire? Sicuramente qualcuno con un linguaggio e con una visione più politica, o se vuoi più politichese, saprà meglio rappresentare la crisi di questo partito antidemocratico, come lo definisco io, o dovrei dire, per dirla con Pannella e Turco, il Partito Democratico Reale, che ha sicuramente contribuito alla caduta di Marino mettendo in mora se stesso, arrivando addirittura al suicidio di massa dei consiglieri PD a Roma, che si sono dimessi per far cadere Marino dopo che lui aveva ritirato le sue dimissioni. Ma l'aspetto che più mi interessa, ed è forse quello che meno si vuole evidenziare, è il ruolo delle gerarchie ecclesiastiche in tutto questo. Allora, stamattina svegliandomi ho trovato un interessante articolo sul Manifesto, credo che quello del Manifesto sia l'articolo più rappresentativo di quello che voglio dire. È un articolo di Luca Cocci che è intitolato "Le campane suonano a festa". Cocci ripercorre, diciamo, la carriera politica di Marino e ci ricorda alcune cose molto interessanti che noi abbiamo evidenziato, io personalmente ho evidenziato su vari giornali già nei giorni scorsi, anche Liberi TV ha partecipato a questa cosa,
per esempio quella famosa conversazione del 2006 tra Ignazio Marino e il Cardinal Martini. In quella conversazione si parlava di fine vita, accanimento terapeutico e testamento biologico, fecondazione assistita, era stato appena vinto il referendum proprio da Ruini contro la legge 40, aborto e inizio vita, ricerca sulle cellule staminali embrionali e in generale confini e limiti della scienza, adozioni per i single, uso del profilattico per la prevenzione dell'AIDS. Ovviamente questo dialogo tra Marino, senatore Ignazio Marino all'epoca, e il Cardinale Martini mise molto in difficoltà la Chiesa, perché contrariamente al suo solito non poteva attaccare di petto una simile rappresentazione di tutti i temi che sono radicali. È inutile che sottolinei questa cosa, forse perché c'era di mezzo un cardinale e un cardinale autorevole come Martini. Ma non finisce lì, perché sappiamo bene come Marino abbia sostenuto sia la vicenda di Pier Giorgio Welby sia la questione di che vedeva Beppino Englaro impegnato nel far finire una vita già finita a sua figlia Eluana. Allora, queste cose sono evidenziate da Luca Cocci, ma sono anche parte di tutta la battaglia che è stata fatta al di là di questo digiuno, su cui ciascuno poi all'interno stesso della galassia ha dato la sua rappresentazione. Per questo io mi riferisco anche alle comari, perché immagino queste signore vestite di nero nel paesino col rosario in mano, che guardano i passanti e dicono: no, il digiuno si fa per queste cose, no, Gandhi lo scomodiamo per queste cose. E mentre un compagno radicale sta mettendo in pratica un digiuno, gli altri parlano di come si fa questo digiuno o quali sono i valori del digiuno. Paesino, il paesino Italia, il paesino Italia che contiene il paesino Chianciano una volta all'anno con il congresso ai radicali italiani, contiene un enclave che si chiama San Marino, ma questa può essere solo una battuta nel senso in cui Marino e i suoi avversari si sono alla fine ridotti in una martirizzazione di Marino, quindi si potrebbe pensare che lui possa fare per esempio il capo di Stato della Repubblica di San Marino. Ma allo stesso tempo l'enclave che più ci può preoccupare è quella del Vaticano, che ovviamente, come fanno e le campane suonano a festa sul manifesto, lo dice bene, dopo, quando è stata certa la caduta di Marino, hanno fatto scrivere sull'Osservatore Romano: una città abituata nella sua storia a vederne di tutti i colori, ma raramente esposta a simili vicende. Non so se mi spiego. La città di Roma, che è stata in mano a Mafia Capitale, è stata sotto indagine per il Mondo di Mezzo, ha visto le amministrazioni precedenti Marino far condannare persino il sindaco Alemanno e far perpetuare un sistema orrendo. Non sono al pari di quella di Marino simili vicende, secondo l'Osservatore Romano. E giustamente anche questo articolo si conclude dicendo che il 5 novembre, che a San Giovanni in Laterano verrà presentata la lettera aperta alla città di Roma, redatta dal Consiglio Pastorale Diocesano presieduto da Vallini, sarà contenuto l'invito che, a ripartire dalle molte risorse religiose e civili presenti a Roma, per scegliere chi governerà la capitale. Ed è l'inizio della campagna elettorale. Io dico ai compagni radicali e a me stesso: stiamo attenti, perché le famose comari del paesino, le persone che non sanno più dare il cattivo esempio, forse non faranno scomparire soltanto Bocca di Rosa, ma potrebbero far scomparire anche la rosa nel pugno. Io penso che non ci sia altro da aggiungere. Questo è stato un monologo pieno di poesia e stupendo, che io lascerei così. Ringrazio Paolo Izzo, buon congresso, buon intervento e arrivederci presto sugli schermi di Libri TV.